questa puntata. Lotta al cancro della cervice uterina. La mostra sul tartufo delle Crete senesi. Rievocazione della pace di Castel Fiorentino. Pinocchio incontra il mondo dell'architettura. Primo anniversario della strategia globale per l'eliminazione del cancro alla cervice uterina entro il 2030, lanciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con la sede del Consiglio regionale illuminata. Il cancro della cervice uterina è qualcosa di davvero molto complesso ancora da curare, tantissime morti e una volta nota la malattia. Noi abbiamo deciso di partecipare alla campagna di sensibilizzazione per la strategia mondiale contro la lotta al cancro della cervice uterina, illuminando, come fanno tanti edifici pubblici, di un colore verde chiaro anche il nostro palazzo. Noi in questi anni abbiamo messo in campo tante iniziative in questo senso. La regione Toscana è una delle prime regioni italiane per la capacità di saper prevenire. Circa il 95% delle donne vengono monitorate attentamente da parte del sistema sanitario regionale, e essere oggi qui significa mandare un messaggio forte, che noi continueremo in questa direzione, che noi investiremo sulla prevenzione, perché è solo prevenendo che è possibile cercare di trovare il modo di evitare che tante donne possano ancora oggi purtroppo morire di questa terribile malattia. L'HPV è il papillomavirus, è un virus trasmesso per via sessuale, anzi è il virus più trasmesso per via sessuale, che causa malattie da più lievi, tipo i condilomi, a malattie gravi, quale il cancro del tumore alla cervice uterina, ma non solo di questo, causa anche tumori della sfera genitale femminile come il tumore del pene. È un argomento importante perché ci sono 7.000 casi all'anno di questi tumori e circa 2.500 sono poi tumori della cervice uterina. Il piano, la strategia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede una prevenzione primaria, che è il vaccino contro l'HPV fatto nei ragazzi, negli adolescenti dagli 11 anni in poi, sia per le femmine che per i maschi, e la prevenzione secondaria attraverso i vari screening e poi ovviamente quello che è il trattamento. Il tumore alla cervice uterina, il papillomavirus, le malattie ad esso correlate, si parla di 30.000 persone che muoiono in Europa su tre volte i casi che vengono accertati. Tutti gli edifici pubblici che hanno l'iniziativa possano illuminarsi con il TIL, il colore che fra il verde e l'azzurro dà il senso di quello che è un'attenzione verso questa crociata per raccogliere risorse, stimolare la ricerca, contrastare questa patologia. Se volete, ha anche un significato simbolico questo, il fatto che la salute noi l'abbiamo vista come il primo dei problemi nei 18 mesi di emergenza sanitaria contro il Covid-19. Ma dobbiamo essere molto presenti e molto attenti in tutto quello che è il complesso del contrasto a patologie che ci portano poi alla morte, ci portano all'impegno fondamentale perché il nostro sistema sociosanitario abbia per tutto ciò che significa cura l'attenzione che noi abbiamo dedicato e stiamo dedicando all'emergenza sanitaria da Covid-19. Nel weekend torna la mostra del tartufo bianco delle Crete senesi, una delle più longeve dedicate al tartufo bianco. La 35esima edizione, presentata in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso, offre molte possibilità per conoscere il territorio e i suoi prodotti tipici. Sono davvero orgoglioso di poter ospitare qui in Consiglio regionale questo momento importante di ripartenza. Consentitemi di ringraziare il vicepresidente Stefano Scaramelli per aver voluto questo momento di incontro, il comune di Montalcino, l'associazione, per essere oggi qui per continuare a portare avanti, far conoscere una delle eccellenze del nostro territorio. Il tartufo bianco delle terre senesi rappresenta quella qualità, quelle
all'eccellenza, quella vocazione che ha la Toscana ad essere terra di bellezza, terra di enogastronomia, nell'unire insieme la qualità, e qui c'è un odore fantastico che arriva dalle mie spalle, del tartufo bianco insieme ai nostri vini, insieme alla capacità anche di saper tutelare e valorizzare l'ambiente, perché va fatto un ringraziamento ai tanti tartufai che ogni giorno con impegno, dedizione, mantengono vivo, mantengono in equilibrio il nostro ecosistema. Senza il loro impegno, la loro passione, la loro dedizione, tutto questo non sarebbe possibile. Allora invito tutte le cittadine e tutti i cittadini della Toscana ad andare al San Giovanni d'Asso, a conoscere il tartufo bianco delle terre senesi e a poterlo valorizzare in Toscana, in Italia e nel mondo. Tartufo bianco che per noi diventa un prodotto di grande eccellenza, il dovere di promuovere una di quelle eccellenze nel territorio, una realtà come Montalcino che insieme a San Giovanni oggi è in grado di coniugare un'offerta complessiva del proprio territorio e del proprio prodotto, e nello stesso tempo trova anche conferma il ruolo attivo dell'Associazione dei Tartufai, e per me anche doppia soddisfazione dopo che con il bilancio regionale siamo stati in grado di aumentare le risorse a vantaggio delle associazioni che potranno goderne sia loro che i loro comuni per incentivare quella che è un'attività importante della tartuficoltura che consente la produzione, l'allevamento e la costruzione, diciamo, di un prodotto che, se curato nel proprio territorio, dimostra di continuare a esistere, a produrre eccellenza. Quindi il dovere del Consiglio regionale è quello di promuovere un evento che rende Montalcino e nella sua specificità San Giovanni il cuore, diciamo, delle produzioni non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale. Riapriamo però con un programma che si rinnova e soprattutto con una serie di eventi e iniziative che vanno a valorizzare quello che è uno dei nostri prodotti principi del nostro comune, ovvero il tartufo bianco delle crete senesi. Un programma che si articola in due fine settimana. Verranno presentati all'assemblea del distretto rurale i prodotti del nostro territorio, quindi non solo vino ma anche olio, tartufo, farro, miele, zafferano, prodotti del settore caseario. La rievocazione della pace stipulata a Castel Fiorentino nel 1260 tra la Siena Ghibellina e la Firenze Guelfa andrà in scena domenica 21 novembre con la partecipazione dei cortei storici di Firenze e Monteriggioni. 75 i figuranti in costume medievale che percorreranno le vie del centro storico basso e alto di Castel Fiorentino. Ringrazio Alessio Falorni, il sindaco di Castel Fiorentino, per aver voluto qui oggi poter raccontare quello che è stato un momento importante. Lo facciamo attraverso una manifestazione, una rievocazione storica importante, ed è bello avere la possibilità davvero di ritornare in presenza e svolgere questa iniziativa come tante altre, perché è un segno di speranza e un segno di ottimismo che mandiamo alle cittadine e cittadini toscani. È una tappa importante per la valorizzazione di un evento che sta nel solco della storia di Castel Fiorentino, ma è un evento che caratterizza la storia e la natura, direi, della toscanità, perché avviene dopo quella che è stata la battaglia più importante del Medioevo e nella dialettica tra Guelfi e Ghibellini, che è la battaglia di Montaperti, quindi tra Siena e i suoi alleati e Firenze e i suoi alleati. E proprio dopo quella battaglia, il 25 novembre 1260, a Castel Fiorentino, in quella che adesso è la Piazza del Popolo, dove ha sede il municipio, in una loggia di quella parte del comune, si tenne fu redatta la pace, diciamo, tra Firenze e Siena, ed fu una pace foriera di una serie di cambiamenti e di equilibri che poi hanno determinato la storia successiva della Toscana. E io credo che sia importante rievocarla anche perché da quel periodo e da quella fase storica della Toscana, era la fase dei campanili, la fase del confronto fra i comuni nella loro piena rilevanza, deriva anche quella stratificazione di culture che poi porta in ultima istanza alla definizione della cultura toscana, e quindi rievocare la pace di Montaperti è anche rendere omaggio alla toscanità intera e alla natura della toscanità che viene da questa dialettica e da questa storia.
La giornata è organizzata in questa maniera, si inizia direttamente la mattina in piazza Kennedy, ci saranno giochi medievali e mercato medievale, si prosegue poi nel primo pomeriggio alle 15 con i cortei storici di Monteriggioni e di Firenze e si prosegue all'interno della giornata con la rievocazione della storica firma e poi ancora cortei e flash mob medievali. È un momento di storia importante, tra l'altro citato da Dante, quindi in un anno anche particolare per ricordare Dante e soprattutto si ribadisce a Castel Fiorentino ci fu la firma del Trattato di Pace e quindi un modo per rievocare le tradizioni, per ricordare la storia ma anche per riassaporare e rivedere una parte importante del nostro territorio e Castel Fiorentino da tempo sta rivitalizzando il centro, le proprie tradizioni e questa è un'occasione in più, una manifestazione in più che riuscirà a attirare anche persone da fuori perché sarà una grande occasione per la rievocazione storica. Per stare a Castel Fiorentino c'è il mercatino, ci sono una serie di iniziative importanti e quindi sarà una bella occasione per visitare un borgo della nostra Toscana e ricordare la profonda e lunga storia della Toscana. Pinocchio esce dalla Toscana per incontrare il mondo dell'architettura. Una rilettura del romanzo in un progetto dinamico che riparte dai luoghi non luoghi della narrazione di Collodi e ci guida alla scoperta degli spazi e delle forme dell'architettura contemporanea e del passato. Ne abbiamo parlato alla Biennale a Venezia e mi ero preso questo impegno di poter presentare qui il libro di Massimo Gasperini e Irene Taddei, edito dalla Pacini Editore, che ringrazio per questo lavoro davvero importante perché tiene insieme da un lato quello che noi siamo stati, i nostri valori, la socialità, la cultura della nostra regione e dall'altro la capacità di saper parlare in forme nuove in un tempo diverso da quello che vivevamo anche prima della pandemia, come i nostri spazi di aggregazione possono essere rivisti, ripensati, come l'urbanistica della nostra regione può avere uno sguardo rivolto verso il futuro, immagini, disegni, fotografie. Il tempo che cambia è come noi sappiamo interpretarlo, quindi è un libro pensato prima ma che guarda esattamente a quello che la pandemia ci ha lasciato, quindi davvero un grazie e ho voluto fare in modo che si potesse presentare qui in Consiglio regionale proprio per mandare un messaggio ai cittadini e alle cittadine della Toscana e noi dobbiamo partire dai nostri valori, dalla memoria, dalla tradizione, ma dobbiamo avere la capacità di portare la nostra regione a guardare al futuro con uno sguardo differente, uno sguardo di modernità, perché la Toscana è arte, è storia, è cultura, ma è anche innovazione e futuro. Il nostro progetto Urbanology nasce un po' di tempo fa, parla di un lavoro professionale fotografico mio e di disegno dell'architetto Massimo Gasperini, con una serie di analogie che ci hanno portato a sviluppare appunto Urbanology. Si parla di fotografia, si parla di disegno, un progetto molto importante che è stato esposto alla Biennale di Architettura di Venezia che è in chiusura proprio in questa settimana, dove abbiamo aperto il Padiglione Italia con uno splendido video girato a Volterra nell'ex padiglione del manicomio di Volterra e che ora abbiamo condensato in maniera molto importante all'interno di questo volume. Quello che noi abbiamo fatto è un confronto visivo in realtà, nei luoghi dell'architettura, del paesaggio antropizzato e della città. Lavoriamo su doppio registro, disegno per me che è il metodo espressivo d'eccellenza, lo è per quasi tutti gli architetti che ancora si cimentano soprattutto con la rappresentazione manuale, lo è anche per Irene Taddei che di professione fa la fotografa di architettura e di paesaggio. Abbiamo scoperto durante i nostri lavori che questo metodo di narrazione faceva parte appunto del nostro fondamento teorico, della nostra metodologia anche di pensiero. Per questo ci siamo cimentati in confronti fondamentalmente apparentemente formali, ma che poi a veder bene da immagine a immagine, in questo come dire, confronto serrato, biunivoco, c'erano anche però manifestazioni concettuali intorno all'architettura soprattutto, quindi il nostro è un gioco visivo fondamentalmente, al di là dell'esperienza retinica è sotteso un concetto, come dire, anche genealogico molto forte.